Siamo ancora nel cenacolo e Gesù ci parla con molta chiarezza del nostro rapporto con Lui e dice delle parole che bisogna ben ascoltare e ben precisare. Chi mi ama osserva la mia parola. Attenti bene, Chi mi ama osserva la mia parola. Gesù non ha detto io amo chi osserva la mia parola. Sarebbe un disastro, no? Io vi amo indipendentemente da che osserviate o che non osserviate la parola. Ma voi rispondete al mio amore nella misura in cui voi osservate la mia parola. Quello che ci vuol dire Gesù è questo, che sono io per primo che vi amo. E l'osservanza della mia parola dipende dall'amore che io vi dono. E tutta la mia vita, tutta la vostra vita dipende dalla risposta a questo amore. E l'osservanza della parola sarà soltanto frutto dell'amore. Perché se l'obbedienza alla parola è frutto dell'amore, è obbedienza vera. Altrimenti non è obbedienza. Chi ci lega a Dio, a Gesù, è l'amore. Ci ha amato per primo e noi dobbiamo rispondere a questo amore. Osservate la parola di Dio che non è assolutamente una serie di comandamenti e di precetti per cui giustamente potremmo essere accusati di moralismo. Già abbiamo tanti codici da osservare, ci si mette pure Dio con la sua legge. No. La legge di Dio è una sola, sola. Il comandamento di Dio è uno solo, è l'amore. L'amore. Perché l'amare Dio è tutto. E tutto quello che facciamo per amore è cristiano. Quello che non facciamo per amore non è cristiano. È un grosso impegno, sapete, vivere di amore. È bello dirlo, è difficilissimo. E possiamo riuscire a vivere di amore soltanto nella misura in cui noi ci sentiamo profondamente amati da Dio. Per cui essendo completamente invasi dal suo amore, non possiamo non riamare, perché l'amore diventa l'unico modo per essere presenti nel mondo, l'unico modo per avvicinarsi alle cose e avvicinarsi alle creature. Ricordate sempre che il comandamento del cristiano è soltanto uno, l'amore. Amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come noi stessi. I comandamenti sono dei paletti oltre i quali certo non si può passare, non si può andare, ma l'unico comandamento è l'amore. Ma cosa ci sta a fare? Il comandamento non ammazzare. Se io amo il prossimo come me stesso, è un paletto che ci dice guarda che al di là di questo non puoi andare, ma il comandamento unico è l'amore, perché noi siamo amati da Dio. Buona domenica.